Eccoci qua, signori. Big Luca da Dubai, dalla sua stabile maggiore di residenza Emirati Arabi Uniti. Aspettiamo che voi pellegrini e scalzacani vi connettiate a questo live assolutamente teorico e inutile. Eccoci qua che arrivano i primi, signori, arrivano i primi, arrivano i primi. Beati i primi perché saranno gli ultimi, beati gli ultimi perché se tutte quelle altre cose qua. Come andiamo, signori? Come state dopo il discorso di ieri di Giuseppe Conte, o come si chiama, il vostro premier, no? Del Consiglio, quella roba lì? Siete contenti? Avete visto, dal 4 maggio è uguale a prima, quindi perfetto, fase 2, ottime figure, ragazzi, di fronte al mondo. Il mondo vi guarda invidiandovi, ormai cioè, mi dissocio da qualunque categoria perché... Come andiamo? Grandi signori. Allora, vendita telefonica d'assalto chiude tra 3 ore. Il corso sull'intero protocollo della Big Luca sulla vendita telefonica d'assalto, utilissima per venditori, networker che fanno strategy call, tutti coloro che hanno a che fare con la chiusura delle vendite da remoto, a telefono, su Zoom, con webinar, eccetera, cioè specialmente al telefono. Può beneficiare di questo corso supersonico, guardate tutti i testimonial e anche chi vuol creare una rete vendita nella sua azienda, come formare il team, come impostarlo, eccetera. È stupendo, venditatelefonicadassalto.com. Prego l'ufficio di mettere il link, eccetera, eccetera. Oggi soprattutto giornata piuttosto lucrosa, ne siamo molto soddisfatti. E quindi così, 4 giorni dall'acquisto di VTA, oggi già prima candidatura, corso top. Grande, grande, sta funzionando, vi piace vendita telefonica. A quanti piace vendita telefonica d'assalto, ragazzi? Ciao, ciao Cinzia. E allora, signori, vabbè, non è che molto, stiamo a cazzeggiare. Innanzitutto, potrebbe suonarmi il campanello, anche se qua è notte fonda più o meno, perché devono venire a prendere il letto che c'è nella camera dei bambini della villa, portarlo via perché quella camera dei bambini diventa lo studio di Donna, che è invidiosa e rancorosa perché io ho lo studio più bello e quindi vuol farmi spendere un sacco di soldi per arredare anche quell'altro. Quello diventa il suo studio, così ti cambia completamente il corso così. Allora, vediamo un attimo un po' di differenze che ci sono tra Dubai e l'Italia in termini di lockdown. Prima di tutto, ragazzi, spero che voi abbiate capito che fare business in Italia è sbagliato, cioè non è da eroi, non è semplice, è gravissima la situazione italiana, praticamente non riapre niente, i bar e guardare i treni del TTA vale solo 5, e sono già nel tuo TTA corso definitivo, grazie, grande, non è un paese serio, cioè praticamente tutto rimane chiuso fino al primo giugno. Ok, è abbastanza da imbecilli, nel senso che Conte ha detto che dal 4 maggio riaprono i grossisti ma non i negozi. Questo è abbastanza drammatico. È consentito l'asporto. Che cazzo di novità è consentito? Però senza assembramenti, perché cioè uno entra in pizzeria, in fila, prende la pizza e va a casa, se la farà portare a casa e sarà semplicemente una scusa per la gente per uscire di casa, che è esattamente quello che il governo non vuole. Poi non si può uscire di casa, però l'attività fisica si può fare, i parchi riaprono, non si capisce per chi, evidentemente solo per chi va a correre, visto che gli altri non riescono, non possono uscire. Ci sono un sacco di miei studenti, amici, clienti, parenti, conoscenti in difficoltà, perché la situazione è assurda, tutti i ristoratori, tutti i locali, tutte le persone, gli esercenti, i piccoli commercianti sono praticamente con il cappio al collo e continuano a dire: ma dopo apriamo magari dal 1º giugno. Non solo, ma gli aerei non volano in Italia, non so se lo sapete. A giugno, persone che io conosco che avevano gli aerei prenotati Dubai-Milano, in Italia non ci si può tornare a giugno. Quindi immaginatevi il casino catatonico che possa succedere. Ora, la mia domanda è: dopo questa avventura avete ancora voglia di fare business in Italia? Io non credo. Delocalizzate, no? Persone dicono: ah, ma Dubai, dico, allora facciamo un compendio così vi faccio capire cosa vuol dire stare in un paese civile, no, i cammelli. Allora, qui hanno riaperto tutto, domani riapre pure il Dubai Mall, non ci sono assembramenti in giro,
Le persone rispettano automaticamente le regole. Non ho mai visto polizia per strada durante il lockdown, non sto scherzando, sono uscito qualche volta, mai. Adesso eravamo a cena, siccome dobbiamo essere a casa entro le 10, in realtà siamo rincasate alle 10:12, nessuno dice niente, però c'è questo senso di osservazione delle regole. Nessuno ti controlla, il permesso governativo dell'app ti arriva in un minuto. E soprattutto non c'è quella supponenza e quella cosa di essere guardati, nessuno viene picchiato dalla polizia, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo e stiamo vivendo, abbiamo vissuto perché siamo oltre il lockdown, molto ma molto meglio di paesi che si pensano essere molto più civilizzati. L'organizzazione nel chiudere tutto in modo subitaneo, di far rispettare le regole, sicuramente lo fa da padrone. Voi ristoratori siete nella merda fino al collo. Voi ristoratori siete nella merda fino al collo, così come i bar e i ristoranti hanno già stimato, fatto delle stime, sarete col 25% dei clienti quando prima potevate spingere al 100%. Quindi se avevate la capienza di 100 posti a mangiare, adesso entrano solo 25 persone. E la cosa è l'insicurezza, si capisce se dovete mettere plexiglass, se dovete sanificare. Una cosa è certa, avrete più costi. Avrete più costi e avrete meno incassi, questo è certo. Il lusso, come al solito, un po' si salva perché mi sembra Briatore abbia detto che faranno dei privé particolari e quindi si riescono un attimo a salvare. Chiaramente, se uno, come ho già detto in un live, spende 10.000 dirham per una bottiglia, già sta, cioè, sta facendo si sboccia poco e può spendere anche 20.000, quindi il tema non è quello. Quindi, come vi ho detto, posso stare aspettando, capisco che la situazione sia snervante, sia difficilissima, molto più difficile della mia, non sto banalizzando. Dovete tirare i remi in barca e cominciare a fare anche qualcosa d'altro. Per forza. E io vi consiglio di fare qualcosa d'altro che sia il più slegato possibile con il sistema Italia. Cioè io no, un'altra cosa, io quando sento parlare che la gente ci guarda con ammirazione, io non so bene queste persone chi siano. Perché vi posso assicurare che non ci sono oggi 22 clienti nuove. Però, bello. Mamma mia, com'è bello, Katanga, tracciamo tutto, tracciamo tutto. Beverino, molto buono. Ok, signori? Vendita telefonica d'assalto sta chiudendo. 3 ore, signori. Tres, poi fine. Ok? Fine dei giochi. Potete imparare un nuovo mestiere, potete fare un sacco di soldi, potete lucrare da casa, lucrate che voi viviate alle Cayman, alle Canarie, eccetera. E quindi è un'ottima opportunità di partire da zero con solo il costo della SIM. Il training è top, assolutamente, vi insegnerà delle cose straordinarie che vanno ben oltre la vendita d'assalto. Mangiato come un porco questa sera, cosa che non aiuta la mia forma fisica. Domani mi devo allenare, domani mi devo allenare. Non faccio, guardate le braccia, un tempo avevo le braccia grosse addirittura, pensate voi. Ok, quindi il compendio è un po' questo. Altra cosa che qui non c'erano le robe a coda di gallina, che ogni volta c'è una data nuova, arrivi sotto data prolungato, arrivi sotto data prolungato, eccetera eccetera. Fanno delle date ampie e delle cose molto più serie, perciò consideratela come non Dubai, andate dove diavolo volete, quasi qualunque paese più serio dell'Italia, a parte la balla dell'INPS. Io devo ancora capire cosa facciano in quegli uffici pubblici lì. È assurdo, vi sembra? Vi sembra di vivere in un paese così? Però non fate sì mentre io le dico queste cose qua, avevate tempo, quando io vi dicevo sì, ma delocalizzate, non solo per le... pensate a pagare le tasse in Italia, cioè adesso. Con tutto l'affetto, voglio dire, voi pensate che ci sono degli organi, organismi, degli organi preposti a prendervi delle tasse per farvi vivere in un paese del genere dove praticamente vi ammazzano, poi vi danno il contentino e vi riammazzano. Io non so cosa abbiano in testa i governanti, non so che piano ci sia dietro, se c'è dietro il Bilderberg, se c'è dietro gli Illuminati e quelle robe lì. Però è assurdo. Cioè, ditemi voi, non so bene che percentuale ci sia, a parte il turismo, ma come si fa? Cioè, cosa fa sta gente? Cioè, avete chiuso, fine? Ma magari riapriamo troppo. Perché poi loro non capiscono, cioè pensano che un business possa riaprire. Non è così che non è un'azienda, non puoi fermare, è una roba che si nutre e vive di vita propria, magari nel percorso lucrandoci. Big corso fantastico, vendita telefonica, si fa fatica a stare dietro perché ci sono troppi argomenti, ma ho sentore che ho concentrato.
centrato il business. Grazie ancora, grazie anche al Cicchinelli per il training. Complimentissimi a Cicchinelli che ha perso una scommessa con me, quindi dovrà correre nudo attorno alla villa. Quindi se domani lo arrestano, perché ovviamente è atti osceni in luogo pubblico, e quindi così. 600 euro di bonus alle partite IVA. Sai uno cosa ci fa con 600 euro? Le tasse e la burocrazia, ma poi non va niente, ma poi non va niente in Italia, non va assolutamente niente. Ora, per carità di Dio, ci sono stati rallentamenti anche qui, però è una roba diversa. Tutta sta supponenza italiana che mia mamma mi dice: se vai al supermercato ti devi prendere a botte, sono al mercato nero, è tutto nero. In Italia è tutto nero, è tutto black, signori. Ho preso VTA, mi faccio i complimenti da sola. Grande Carmelinda, com'è? Ma il corso, hai già dato un'occhiata, stiamo parlando di più di 20 ore di contenuto, qualcosa così, con anche il dietro le quinte dei training della Big Luca. Quindi come Luca Cicchinelli prepara i miei venditori, i nostri lanci, il nostro evergreen, all'evento, alle tecniche, alle integrazioni, e i venditori che hanno chiamato, hanno fatto delle chiamate e danno il feedback a Cicchinelli, Cicchinelli ci risponde così, fai con la loro, dicono chiuso la vendita, bellissimo. Prenditore uno che sa ragionare con i numeri al 90% sa benissimo che gli conviene tenere chiuso. Ma. Sì, molte volte è così. Poi un prenditore non è uno che ragiona con i numeri, un prenditore non ragiona quasi mai con i numeri, altrimenti non avremo imprenditori che sono a zero. Pensaci. Pick up, hai quel buco in testa. Non ho nessun buco in testa. Quale strategia suggerisci per chi vende informazioni e vuole usare Google Ads oltre a Facebook Ads? E vuole usare Google Ads, ma molto bene per il retargeting e per il display ad. Display ad su sales page, nel momento in cui ha un nome del corso conosciuto. Per la lead generation, diciamo a freddo, di solito funziona meglio Facebook. Beh, qui fase 2 è la stessa cosa, fase 1, contenimento, facci stare tranquilli, intanto immersione con VTA. Esatto, cioè, fate... Ivan, ho dovuto creare un conto in Italia online apposta per avere un italiano, appena ricevuto i soldi lo richiederò. Veramente lo accettavi Ivan esteri? Cioè, non capiscono che uno potrebbe anche vivere in Italia e non volerli in Italia i soldi. Sto costruendo la mia strategia, il funnel come ho detto dimenticato, per servizio da Anforio di Lead Generation, mi consigli di mettere il prezzo nell'ending, lo comunico in call o VTA, e dipende dalla situazione ragazzi, cioè non. Direi comunicalo in call se è un servizio da Anforio. No, sono le luci normali, però ho anche le luci da studio. Oggi ho fatto dei video, aspetta che vi faccio vedere come sono. Queste sono le luci. Si vede meglio? Non so come si veda. Queste sono le luci da videocamera, diciamo. Mamma mia, Cicchinelli che ha perso la scommessa, quanto godo. Qua dovrebbero, questo viene alle 11 a prendersi il lezzo, ma non passa, non è vero che passa. Big, mi vuoi adottare? No. Ho rivisto la live vecchia dove ti eri incazzato per gli Udemy, come mai? Guarda la live. VT ha preso oggi il grande Big Emanuel, grandissimo. Le fai fare tu le magliette? No, me le regalano. Hai la pancia del benessere. E certamente che ho la pancia del benessere, mancherebbe anche altro. Se guardate la mia pancia, lucra ragazzi, non vi soffermate sulle mie robe. Primo guardate la vostra e poi l'action. Eccoci qua. Vediamo se ci riusciamo. Qual è ad oggi il business migliore per iniziare da zero? Vendita di servizi barra informazioni high ticket. È furbo tracciare anche il black. Vabbè, c'è sempre... lo spiritosone, rimetti il video intero, sono disperato, ti prego, è vero che ha valore, non vuoi svendere come mai, questo potrebbe valere più di anche chi ha bisogno di svegliarsi. Sì, ma ne arrivano altri. È possibile avere anche i sottotitoli nei tuoi corsi su Katanga per i non udenti? Allora, mi fai una bella domanda. Non, adesso non ci sono, non lo so.